Ciao Ilaria! Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, grazie. E sei a Genova, giusto? Sì, sono a Genova, ogni tanto c'è un po' di sole, speriamo, perché quest'anno, nonostante il tanto decantato riscaldamento climatico, quest'estate ancora non arriva. Ok. Allora, tu che idea ti sei fatta delle elezioni, se te la sei fatta? Se no... Allora, io mi ricollego chiaramente al dibattito che è aperto, mi spiace per Nino, con cui ci eravamo sentiti, confrontati, Nino che stacca sempre tutta la mia stima, è stato un po' il mio mentore per muovere i primi passi nella critica al sistema neoliberista, parlarmi di tematiche economiche, già con il mio primo libro, che Nino, di cui Nino ha scritto la prefazione, sicuramente, come anche gli ho detto, sarebbe stata la persona più adatta a portare avanti certe istanze, perché ha sia conoscenze economiche, sia un approccio sociale e umano, che è quello che manca poi ai più. Però purtroppo era già scritto, era purtroppo molto prevedibile, perché nonostante quello che ho sentito dire ora dal pubblico, da alcuni che sono intervenuti, ahimè questo mondo del dissenso che io conosco molto bene perché ne faccio parte da quando ho iniziato a portare avanti pubblicamente le battaglie no euro nel ormai lontano 2018, in cui comunque c'era anche la possibilità di una visibilità pubblica, di andare in televisione a parlarne, e c'era anche appunto una compagine politica differente. Però in realtà questo mondo del dissenso non esiste. Io purtroppo per fortuna credo di essere arrivata alla fase in cui abbandono in un certo senso le velleità che fanno parte più di un approccio di tipo, per dirla in modo metaforico, adolescenziale, idealistico, rivoluzionario, per approdare a quella che è una concezione più realistica, più matura e soprattutto più pragmatismo della politica. Le elezioni che ci hanno dimostrato che questo 51%, che è alto sì, ma di poco superiore comunque rispetto al trend passato, perché le elezioni europee comunque non si ha mai una grandissima affluenza alle urne, proprio perché sappiamo che è un'istituzione che non ci rappresenta, comunque noi facciamo una critica basata sugli aspetti economici, monetari, di cui conosciamo bene l'infondatezza, ma in generale la stessa popolazione, l'uomo comune, come si suol dire, sente l'Unione Europea come molto lontana, l'Unione Europea quella delle imposizioni, le restrizioni, i controlli, ma non la sente vicino al cittadino. Quindi è un dato importante, ma secondo me comunque non allarmante, e quindi da non sopravvalutare in modo eccessivo, ma allo stesso tempo è una compagine assolutamente eterogenea. Cioè noi non possiamo, chi dice il partito degli astenuti ha vinto, dice una cosa che purtroppo non ha alcun fondamento. Perché? Perché il partito degli astenuti non solo non esiste, ma non esisterà mai, perché è estremamente eterogeneo, estremamente frammentato e non solo incapace, ma non ha la minima volontà di mettersi insieme. Perché? Perché all'interno ci possono essere da persone, come magari tra il pubblico, non lo so, quando io ho votato, magari qualcuno non ha votato perché l'ha ritenuta una forma di protesta, ha buona ragione, ma allo stesso tempo può non aver votato il signore che ha detto a me della politica non me ne importa niente perché io oggi vado al mare, ma non me ne importa niente come non ho interesse di sapere come funziona l'economia, come non ho interesse di leggere un libro, come non ho interesse di approfondire determinati argomenti.
Il fronte del dissenso invece, più proprio come lo intendiamo noi, che è quello che noi viviamo sui social, perché poi i social creano una bolla, e io ci sto in primis, io sono, Fabio lo sa perché anche lui ogni tanto posta, pubblica, mantenino, io sono iperattiva su X, Let's Twitter, dove ho un pubblico di magari 60.000 follower, ma che non sono neanche tantissimi, perché c'è chi ne ha molti di più, ma pensare che quel pubblico possa essere un bacino elettorale, come possano esserlo magari per alcuni candidati dell'antisistema, e le visualizzazioni su YouTube, che magari utilizzano più questo strumento, che è una forma di comunicazione più diretta, che possano corrispondere ai voti, purtroppo non ha nessun valore e nessun nesso logico, perché poi la gran parte di questo piccolo, perché è una nicchia e non dobbiamo sopravvalutarlo, mondo del dissenso, poi appunto è quello che non va a votare, quindi non vota neanche chi si fa portatore di istanze rappresentative, per cui vediamo Nino Gallone, Francesco Amodeo, comunque nonostante siano molto popolari per questo mondo, poi non abbiano raggiunto l'obiettivo elettorale. Quindi è da qui che dobbiamo partire, secondo me è una riflessione importante, e anche Nino l'ha detto con grande consapevolezza, non significa, come alcuni, anche persone di cui ho stima, siamo contenti di questi, non so, 5.000, 6.000 voti, da qui ripartiremo. No, non ha senso onestamente, perché anzi questo grande astensionismo comporta, come avviene a livello economico, avviene a livello sociale, a livello politico, un oligopolio. Abbiamo visto che non ce l'ha fatta neanche il partito di Renzi, di Calenda, ormai quel 4% è difficilissimo da superare. E i voti sono sempre concentrati, poi abbiamo visto, sugli stessi schieramenti. Ora i 5 Stelle hanno risentito dell'astensionismo, perché poi il popolo grillino comunque ha questa origine antisistema, antipolitica, quindi era pure coerente che fosse quello che ne risentisse di più, fosse più colpito dall'astensionismo. Vi sono andati al PD comunque, così come i voti della Lega, la Lega ha perso voti, ma sono andati all'interno di Fratelli d'Italia, quindi bene o male quei due blocchi di fatto sono rimasti. C'è sempre meno spazio per i piccoli partiti, lasciamo perdere l'eccezione della Salis, che è stata chiaramente tutta un'operazione di propaganda mediatica, col solito antifascismo archeologico, come lo chiamava Pasolini, che di fatto gli altri programmi, aspetti, la tolgo allora. La smart chemica, stiamo aspettando ancora il flyer, però diciamo che tutto confermato, mi manca soltanto il flyer e quello che è. Nino? Sì, scusa. Chiudi l'audio, okay. Stavo sentendo Ilaria, ma mi è arrivata una... Ok, chiudi. Chiudi il tuo audio. Quindi io partirei da questa riflessione, e questo però non vuole essere comunque un segnale di pessimismo e di negatività, perché anzi io apprezzo l'approccio dell'amico Conditi, perché il suo approccio è quello del dialogo, cioè la volontà di mettersi a parlare, di tentare comunque il dialogo. Anche Fabio per me è un inguaribile ottimista che non si demoralizza mai, e lui però cerca la strada del dialogo con le istituzioni, e secondo me è questa la strada che dobbiamo percorrere. Comunque guardiamo anche gli aspetti positivi di queste elezioni. In tutta Europa sono stati bocciati i partiti che hanno governato durante il Covid. Certo.
Questa è un'analisi che va fatta. In Italia, infatti, anche per questo il partito di Conte è stato bocciato, ma la bocciatura c'era già stata con le elezioni nazionali. Invece negli altri paesi comunque non c'erano ancora state elezioni nazionali, quindi gli elettori delle europee cosa hanno fatto? Hanno bocciato i partiti al governo. Quei partiti che hanno, che siamo, vediamo i lati positivi comunque, la bocciatura veramente madornale per Macron, che è stato l'ideatore del Green Pass, ricordiamo che è tutto partito da lì, il governo francese è stato quello più liberticida e subito dopo l'Italia è andata a limitarlo. Però tutto è partito da lì, nonostante le rivoluzioni di piazza, perché abbiamo visto anche lì il popolo francese è di grande esempio, mantiene comunque questa caratteristica storica, antropologica, che a noi italiani invece manca, perché è vero, ci sono tanti rivoluzionari da salotto, ma io mi ricordo anche le piazze contro il Green Pass, era proprio luglio del 2021, e Macron aveva appena annunciato l'introduzione di questa che è a tutti gli effetti una misura fascista, se proprio vogliamo usare questo termine. E si preannunciava l'introduzione in Italia. Io scesi subito in piazza, era un dovere civico, era senso morale, non potevamo farne a meno. Cioè stava per essere messo in atto uno degli atti di discriminazione più importanti del dopoguerra. Eppure io mi stupii che non c'era nessuno. Fu Angelique che allora stava con visione, poi si sono separati, questo solo per accennare alle varie divisioni che ci sono ultimamente all'interno di questo piccolo super frammentato mondo del cosiddetto dissenso, della controinformazione, dove peraltro ci ritroviamo le stesse logiche proprio che noi vogliamo combattere, ossia le logiche del protagonismo, le logiche anche, pensate, della PNL, no? La PNL che sì, può essere utile per esprimere delle proposte a un grande pubblico, e ad esempio per veicolare argomenti di tipo economico, ma qui invece viene utilizzata la logica dell'intrattenimento, la logica della pancia, la logica della piazza e poi fine a se stesso per veicolare dei protagonismi che non fanno altro che disgregare un mondo già piccolo. E comunque in Europa la bocciatura c'è stata, quindi c'è una consapevolezza, sono stati bocciati a parte in Italia, dove sono stati bocciati i verdi, ossia vediamo anche in Germania, ossia quelle politiche, quei governi, quei partiti che portano avanti una visione dell'ecologia che è nemica del cittadino. Io ho scritto l'ultimo libro del Grande Reset al Green Reset, un Green Reset vero e proprio si vuole portare avanti, che non fa altro che redistribuire al contrario. Ne abbiamo parlato a lungo, ossia imporre delle restrizioni, imporre dei sacrifici, come sempre con la storia, lo strumento che si usa alla classe media per favorire un'elite più ricca. Sappiamo che ad inquinare è una percentuale di popolazione ristrettissima, e super ricca, nonostante questo si vuole imporre l'auto elettrica, poi abbiamo visto quanto che sia inquinante, comunque impattante per l'ambiente produrre le batterie elettroniche, quanto in realtà sia costoso, incida sui cittadini, e si vuole imporre un certo tipo di alimentazione, si vuole
vogliono imporre sul piano casa del Green Deal, significherebbe trasformare l'Italia in un grande cantiere. Tutto questo è stato bocciato dagli elettori in Europa, quindi secondo me dobbiamo guardare l'aspetto positivo, comunque un'Europa che sta per cambiare. Non sappiamo quanto effettivamente cambierà, perché è possibile, è plausibile che venga riproposta la stessa von der Leyen, però un'Europa che si trova sicuramente indebolita nella sua versione più neoprogressista, più nichilista e più distruttiva di quelle che sono le nostre tradizioni. Diciamo che comunque l'Italia è il paese che ha messo un freno a questa deriva della rivalsa delle minoranze, chiamiamola così. Ci troviamo di fronte a una situazione surreale in cui i diritti LGBTQ vengono portati avanti come fossero quali vessilli di emancipazione, quando sappiamo che non ci sono queste forme di discriminazione e che in realtà sono così di cosiddetti diritti cosmetici, senza pensare ai diritti sociali di cui ormai la sinistra non si occupa più. L'Italia ha messo un freno bocciando la riforma del MES, che non è stata approvata. Per cui guardiamo gli aspetti positivi e pensiamo a come poterci interfacciare con questo sistema. Secondo me un dialogo adesso è più possibile rispetto sicuramente al passato. C'è più consapevolezza, da parte dei cittadini che hanno bocciato queste politiche. E c'è più consapevolezza da parte anche di chi ha subito il ricatto subdolo, l'inganno, che davvero io non finirò mai di rimarcarlo e di riportarlo. L'obbligo subdolo, surrettizio, di un trattamento. Non è che bisogna essere complottisti, è un trattamento genico sperimentale, tanto è vero che poi sono uscite anche le dichiarazioni di Fauci, di tanti scienziati che hanno proprio ammesso quello che di fatto era avvenuto, si è introdotto con un obbligo, e questa è stata la cosa davvero più subdola, neanche ufficiale, ma surrettizio, l'obbligo di vaccinarsi, no, io con un vaccino che non proteggeva, se no venivamo privati, io non mi sono sottoposta a questo ricatto, non ho ceduto, però molte persone invece non lo hanno potuto fare, non sono riuscite a resistere, vuoi perché ingannate e vuoi perché non potevano fare altrimenti per problemi economici, familiari. E però queste persone oggi sono consapevoli, si sono risvegliate. Quindi c'è comunque una maggiore consapevolezza e questo è sicuramente un aspetto positivo. Occorre fare sicuramente un lavoro di informazione che vada anche al grande pubblico, questo a noi ci manca, perché appunto se noi rimaniamo a fare i convegni tra di noi, magari ci diciamo quanto siamo bravi, abbiamo capito, magari c'è chi fa l'intervento perché ha approfondito un determinato argomento, oppure c'è l'ultimo guru della comunicazione che viene spinto dai canali della controinformazione, che è pure loro comunque in gran parte seguono le stesse logiche del mainstream, per cui quello più pop, no? Per cui quello che fa teatro, quello che vi fa ridere, quello che magari è più bravo a stare sotto i riflettori col microfono,
Insomma, no, dobbiamo andare un po' oltre. Dobbiamo cercare di portare questi temi a un livello più alto. E il motivo, infatti, per cui poi ho accettato di buon grado l'invito di Fabio a intervenire e anche a farmi portatrice anch'io di certe tematiche, di certe proposte. La parte dell'estruenza ce l'abbiamo molto chiara, io in particolare mi sono dedicata allo studio, alla critica del neoliberismo davvero a fondo, tra l'altro ho studiato all'Università Bocconi che è proprio l'emblema del neoliberismo, non contenta poi provare addirittura a fare un master alla LUIS, ma lì mi sono dovuta tirare fuori tutta la vita perché siamo ancora oltre. C'è un lavaggio del cervello che avviene a livello accademico, a livello mediatico, e i giovani ne sono colpiti, sono le vittime principali. Infatti abbiamo visto che è un campione comunque piccolo, 17.000 lettori, però gli studenti fuori sede hanno votato per il 40% PD, Alleanza Verdi, quel tipo di partiti. Perché? Perché la propaganda è molto forte. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare al grande pubblico, ma non con strumenti, con tipi di comunicazione che vogliono essere eccentrici, antisistema, rifiutare e destruire tutto. Bisogna comunque proporre una prospettiva diversa. È chiaro che alcuni dogmi sono talmente insidiosi, talmente persuasivi, talmente ingannevoli che se non riusciamo a scardinare quelli, parlo soprattutto dal punto di vista economico, il lavoro è molto difficile. In Europa il governo, il nostro governo, ha detto che ne è riuscito quello che la G7, comunque ci sono tutti i capi di Stato, tranne la Meloni, che sono destinati a essere sostituiti tutti in pieno declino, bocciati dagli elettori. E poi abbiamo il capo di Stato americano, che è qualcosa di davvero imbarazzante. Vediamo come sia possibile che si trovi lì. Allo stesso tempo, però, noi ci troviamo ora, settimana prossima, il 19 giugno, ci sarà il verdetto dell'Unione Europea su la Commissione Europea, una commissione che appunto non è stata delegittimata, semmai la possiamo considerare legittima, essendo poi l'Unione di fatto è la commissione neanche eletta dai cittadini, quindi capiamo che è proprio sbagliato nelle fondamenta. Ma comunque la commissione metterà il verdetto sul nostro deficit pubblico. Quindi noi per fare delle spese che si hanno in programma del governo sulla sanità, la sanità che è il settore pubblico principale, no? Pensiamo a quanto sia importante la sanità. Abbiamo visto liste d'attese infinite e abbiamo visto che anche nel primo periodo del Covid il problema è che mancavano le terapie intensive e questa è una cosa ricorrente che accade sempre. Bene, noi non possiamo fare investimenti, ma continuiamo su questa strada dei tagli e stiamo tagliando, stiamo vendendo, privatizzando degli asset pubblici, quei pochi che ci sono rimasti fondamentali che fanno utile, viene privatizzata parte di Poste, di altre aziende partecipate dallo Stato che fanno utile, che sono asset fondamentali per un paese. Tutto perché, tutto il nome di questo paradigma imposto dall'Unione Europea e fa parte appunto del modello neoliberista dell'austerity.
del 3% poi del deficit sul debito pubblico e sulla PIL. E pensiamo solo, per quanto per renderci conto, ricordarci di quanto sia infondato e ingannevole, ma paradigmatico del modello stesso, il 3% è un valore arbitrario, perché colui che lo ha creato, l'economista Abate, disse proprio: il 3% è un numero che non fa caso, abbiamo bisogno di un numero impattante e ben chiaro che venisse ricordato. Allora abbiamo pensato al 3% che si rifà anche alla dignità, ma mai avrei pensato che tutta l'economia sarebbe stata ancorata così a lungo a un numero così casuale, privo di fondamento. Così come prima di fondamento è la logica dell'austerity, che non solo non ha fondamento, ma è del tutto è paradossale, del tutto controintuitiva anche. Che senso ha chiudere i rubinetti, fare tagli alla spesa pubblica nel momento in cui non c'è crescita, c'è un problema di PIL? Occorre fare l'esatto contrario, bisogna fare investimenti pubblici produttivi, chiaramente, non investimenti pubblici che finiscano nello spreco, ma investimenti pubblici che in quanto tali portano sempre un ritorno, e secondo poi la logica dei moltiplicatori fiscali, per cui un investimento pubblico mi dà un ritorno. Pensate alla sanità, in PIL creo occupazione, creo servizi, mi dà un ritorno anche poi in tassazione, perché lo Stato rientra sempre poi sotto forma di tassazione, e di benessere dei cittadini. Pensate quanto costa invece i costi, non solo i conti sociali, ma anche economici, ma queste cose sono correlate, di una cattiva sanità, di un scarso livello di salute della popolazione. E quindi, come diceva Krugman, ma davvero dovrebbe essere intuitivo, se fossimo manipolati e pieni di questo lavaggio del cervello che c'è stato fatto, la spesa dello Stato è il reddito del cittadino. Lo Stato non è una famiglia, non si ragiona come una famiglia. Lo diciamo tanto, Ilaria, però sentirtelo dire, intanto ti devo ringraziare, perché non mi avevi detto che eri arrivata, diciamo, a queste conclusioni, e sono contento, anche perché abbiamo bisogno anche di persone come te, e dobbiamo insieme provare a costruire un modello alternativo al neoliberista. Te la lancio come proposta. Cioè, se noi non siamo in grado di creare un modello alternativo al neoliberismo, non riusciremo mai a cambiare le cose. E dobbiamo partire da lì. Che ne dici? Sicuramente una mano? Dobbiamo utilizzare appieno gli strumenti che già abbiamo. Gli strumenti che possiamo utilizzare per sottrarci a questa logica. A questa logica che è quella, ho detto, dell'austerity, è quella dei paradigmi infondati, dei dogmi infondati, come quella, dicevo, del 3%, quella del debito che si riduce tramite l'austerity, invece debito PIL è un rapporto, noi dobbiamo puntare a crescere, non dobbiamo pensare di ridurre, il debito poi si ridurrà da sé. Non dobbiamo pensare a ridurre la spesa pubblica come è stato fatto in Grecia. Abbiamo visto gli effetti disastrosi di questa ricetta, che e poi è evidente a tutti, perché poi lo stesso Fondo Mondiale disse: no, in Grecia abbiamo fatto un errore, non abbiamo considerato, cioè, ci rendiamo conto. Fubini ha detto solo dopo, i morti ha contestato, i bambini morti che ci sono stati a causa di questa ricetta di austerity. E quindi come possiamo fare? Possiamo cercare di riappropriarci di quella sovranità monetaria che di fatto noi non abbiamo mai perso.
Quindi utilizzare proprio quegli strumenti che la stessa Costituzione, lo stesso ordinamento italiano ancora ha preservato, che appunto come sappiamo, come è stato detto più volte in questi convegni organizzati da Moneta Positiva, l'articolo 100 della Costituzione, così come modificato nel 2001, proprio nel passaggio all'euro, mantiene l'esclusività della sovranità statale del nostro paese per determinati ambiti, tra cui viene introdotto anche per la prima volta espressamente la moneta. Quindi noi siamo ancora padroni e sovrani della nostra moneta. Questo è, secondo me, un passaggio effettivamente importante da veicolare non solo tra di noi, perché poi è difficile anche insomma, farlo capire e uscire un po' dalla nicchia, dal piccolo gruppo, ma è importante anche veicolarlo e interfacciarsi con le istituzioni, con alcuni rappresentanti delle nostre istituzioni, perché effettivamente noi abbiamo ancora degli strumenti, come sappiamo e come Fabio ci spiega da tempo, di sovranità monetaria, tra cui i titoli di Stato, la moneta elettronica, la moneta metallica, e però tutto ciò non viene comunque preso in considerazione. Non viene preso in considerazione, ad esempio, quando invece sarebbe fondamentale utilizzare uno strumento del genere, ossia fare una riforma, un investimento per quanto riguarda la spesa pubblica, per quanto riguarda la sanità, come dicevo. Quindi questo potrebbe essere lo strumento utilizzabile per sottrarsi da questa logica dell'austerity, da questi dogmi del 3% del deficit, del 60% del debito, che sono assolutamente campati in aria e sono del tutto fallaci. Dobbiamo portarle avanti, anche perché ci potrebbero essere altri paesi in questo frangente storico che potrebbero essere coinvolti e che farebbero unione, farebbero gruppo con l'Italia, proprio perché siamo in un periodo di grandi cambiamenti e in cui vediamo anche dall'altra parte i BRICS che creano un'alternativa. Cioè, questo è il momento, secondo me, della rottura degli schemi. C'è terreno fertile, si può lavorare in questo senso, però in un'ottica più matura e anche più concreta, perché ormai, e a me dispiace, perché poi cominciamo a suonare le piazze, ad esempio, del Green Pass, se le fate tutte, cioè ho parlato in piazza, sono andata dall'inizio, sono andata al ristorante quando i ristoranti non si poteva andare, e quindi non ho rivendicato in prima la mia rivendicazione di libertà, però questo è il momento invece, secondo me, di fare proposte più concrete, più costruttive, che vadano oltre la solita rottura estrema, per cui che non è realizzabile, perché poi abbiamo visto appunto che non c'è possibilità, se non c'è possibilità di dialogo non si viene presi neanche seriamente. Io credo che portare anche questo tipo di percorso, di proposte e di progetti non sarà sicuramente facile,
ma è una strada che dobbiamo provare a percorrere per riappropriarci innanzitutto della nostra sovranità monetaria ed economica, che è la base della vera sovranità. Grazie Ilaria, hai qualche domanda? Allora, io avrei la domanda, ma abbiamo fatto cenno, vorrei fare tu anche. Una piccola osservazione bellissima, dottoressa Ilaria Bifarini, è proprio il collegamento che io ho visto, ho sentito con l'intervento del professor Gherardi stamani. Stamani ci ha detto il professor Gherardi, provate a fare un esercizio, girare il caffè, lo zucchero del caffè, 300 modi. È geniale questo collegamento con l'ideale, quello che ci ha detto la professoressa Bifarini. Noi abbiamo quell'articolo della Costituzione modificato già ora, abbiamo degli strumenti come titoli di Stato, moneta elettronica, metallica, altre idee, troviamo le 300. Infatti guarda, bella questa cosa. Dobbiamo prendere Ilaria, prendiamoci questo impegno, prendiamo l'articolo 117 e proviamo a individuare 300 soluzioni che questo articolo permette. Dai. Il gruppo, certo. Senti, io... Ma farlo conoscere alle persone, certo, e al cittadino comune sarebbe davvero importante, già fargli leggere questo articolo 117, quindi secondo me anche un'idea potrebbe essere, proviamo a divulgare questo articolo. Per ricordarcelo, così come anche i passaggi della Banca d'Italia, in cui rimarca che lo Stato è il titolare della moneta. Proviamo già da cose più semplici, perché poi non sovraccarichiamo neanche l'utente, insomma il cittadino, di eccessive informazioni. Partiamo dalla base, perché secondo me già conoscere questo articolo, così come è stato modificato nel 2001, è davvero rivoluzionario. Senti, so che hai un impegno, quindi che ci devi lasciare. Senti, io intanto ti ringrazio tantissimo di essere comunque stata con noi. Hai fatto un intervento che mi è piaciuto molto, devo dire. Avevo visto giusto, io sai da quanto tempo sto dietro, insomma, è una vita che vorrei... portare diciamo le tue idee su questi temi, e devo dire che serve anche una mente come la tua, perché tu hai giustamente criticato tanto il neoliberismo, però è arrivato il momento oggi di costruire un modello diverso, e quindi insieme penso che lo possiamo fare. Grazie e buon fine settimana. Ciao. Si è ripetuto il libro.